Nikki Verhagen, studentessa del quinto anno dell'Istituto Gardascuola di Arco, è risultata la prima classificata della nona edizione del premio Arianna, organizzato dal Rotary Club di Riva del Garda. Alla cerimonia di premiazione, che si è svolta ieri sera alla Fraglia della Vela di Riva, sono intervenuti tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, assieme ai dirigenti scolastici e agli insegnanti. Coinvolti l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico Giacomo Floriani e il Liceo Andrea Maffei di Riva del Garda e l'Istituto Comprensivo Paritario Gardascuola di Arco. L'iniziativa quest'anno è stata dedicata alla Costituzione, in occasione del 70° anniversario della nascita della Repubblica e dell'inizio dei lavori dell'Assemblea Costituente, culminati 2 anni dopo nella promulgazione della Carta Fondante dello Stato italiano. La commissione giudicatrice, presieduta dalla professoressa Donata Loss, ha premiato anche gli elaborati di Anna Coyocaru e Denis Cristini dell'Istituto Floriani e di Lucrezia Michelotti del Liceo Maffei. Vista la qualità dei lavori presentati, la commissione ha segnalato anche altri 3 elaborati, quelli di Linda Ferrari e Giulia Lutterotti del Gardascuola e il tema di Antonella Piazzola del Liceo Maffei. Alla serata è intervenuta Sara Ferrari, assessore all'Università e alla Ricerca, alle politiche giovanili e alle pari opportunità della Provincia Autonoma di Trento. Cosa significa per un giovane d'oggi la Costituzione? La Costituzione è frutto di un processo molto lungo che a volte viene dimenticato, sicuramente da noi giovani che non abbiamo vissuto da vicino la lotta per arrivare alla Costituzione. La Costituzione è l'insieme di leggi più importante dello Stato italiano e per questo il tema mi sta molto a cuore. Stabilisce alcuni diritti che magari a noi sono ovvi, ad esempio la libertà di pensiero, la libertà in generale. Ne avrai parlato con i tuoi amici e nel mondo giovanile sanno cosa significa la Costituzione? Sicuramente non tutti i giovani. Io ho avuto la fortuna di avere comunque un professore di storia e filosofia, Lorenzo Angeli, che ha approfondito questo tema già dall'anno scorso sui diritti umani e soprattutto sulla Costituzione. Per cui devo dire che io e i miei amici, i miei compagni di classe siamo all'altezza, però conosco tanti altri amici che sono ignoranti, diciamo, su questo tema, ignoranti nel senso che non sanno, e io lo trovo un vero peccato perché è la legge più importante e fondamentale dello Stato. E in che modo secondo te si potrebbero sollecitare i ragazzi a conoscere queste norme? Sicuramente a scuola dovrebbero dare più importanza a questo tema. Ad esempio, già dalle medie, secondo me, dovrebbero dare delle lezioni di diritto e di informazione soprattutto sulla Costituzione, ma anche sui diritti umani. I ragazzi hanno tutti scritto dei lavori molto interessanti, cercando di contestualizzare al giorno d'oggi i temi che sono relativi alla democrazia. Hanno valutato quali sono i difetti della nostra democrazia, ma hanno anche indicato la loro volontà di agire direttamente da protagonisti per ovviare a questi difetti. Quindi noi riteniamo che i lavori che loro hanno fatto siano veramente importanti perché hanno dimostrato il loro spirito civico, la loro spinta verso una modifica della società alla luce dei principi costituzionali. Quindi il messaggio che loro ci hanno dato è: vogliamo applicare la Costituzione, poi vedremo se è necessario anche modificarla. Forse non è esatto dire che non percepiscono l'importanza della Repubblica. La percepiscono, ma soprattutto percepiscono la insufficienza di ciò che accade oggi anche a livello politico
E quindi il fatto, per esempio, di indicare loro delle strade molto concrete di applicazione di alcuni principi costituzionali, voi relativi alla scuola, voi relativi alla partecipazione alla vita culturale, può essere la strada che noi adulti possiamo indicare loro, li precederemo, ma poi saranno loro a precedere noi.